Ciao amici di Molino Sport Channel, oggi siamo qui per parlare appunto dei due post partita di Serie A, in particolare trasmessi quelli trasmessi da Sky. Parleremo di Spal Lazio, finita 2-1 per i ferraresi, e Brescia Bologna, 3-4, e vittoria in rimonta per i bolognesi, per i felsinei. Iniziamo appunto dalla partita che coinvolge i ferraresi della Spal contro la Lazio. Partita che si sblocca immediatamente con Immobile sul rigore, appunto, un rigore netto. Infatti Nemad Tomovic tocca palesemente con la mano, c'è cioè un tocco di mano palese, rigore. Calvese si prende il suo tempo per decidere appunto se dare o meno questo rigore, perché vi poteva essere in precedenza una posizione di fuorigioco di Parolo. Ma tutti i salavari gli dicono che è tutto regolare, va al VAR, controlla se il tocco di mano era falloso e dà un rigore netto che Immobile realizza tranquillamente spiazzando Berisha. La Lazio appunto il primo tempo lo gioca bene, veramente bene. Gioca tranquillamente il suo gioco, impone il suo gioco. Non vi era appunto secondo, cioè, io lo vedevo, ormai faranno il 2-0, ora o dopo raddoppieranno. Finisce il primo tempo 1-0 tranquillamente, il secondo tempo non entra in campo la Lazio. Non entra in campo la Lazio praticamente. Assurdo. Pedagna accorcia, cioè pareggia su 1-1, con stoppa la palla, si gira al volo e batte Stracoscia. Inzaghi, appunto per paura di perdere la partita, di non riuscirla a vincere, fa entrare Correa per Caicedo. E Milinkovic-Savic, oggi lasciato in panchina, non so per quale motivo, forse turnover per l'Europa League, fa entrare appunto Milinkovic-Savic per provare a vincere, ma non ci riescono. La Lazio ovviamente rimane impantanata nelle sabbie mobili, ovviamente non riesce a imporre il suo gioco, anzi la Spal schiaccia la Lazio. E a un certo punto Kurtic, non mi ricordo in che minuto, negli ultimi minuti finali, da 85esimo in poi, realizza il 2-1, ragazzi, e la Spal si porta a casa i 3 punti. Veramente, secondo me molte schedine saranno state strappate, perché veramente non me lo aspettavo completamente. Soprattutto da questa Lazio aveva iniziato bene le prime 2 partite. Comunque passiamo all'altra partita, Brescia-Bologna, l'altra partita entusiasmante veramente, decisa anche però per colpa di un'espulsione giusta. Ovviamente allora il Brescia passa avanti, cioè raddoppia, addirittura fa 2 gol con, oddio, non mi ricordo i giocatori perché sono uno Cistana. Ah no, doppietta di Donnarumma, giusto, doppietta di Donnarumma, grande, secondo me sarà il nuovo Ciccio Caputo di quest'anno, sarà il Ciccio Caputo di quest'anno. Raddoppia appunto con Alfredo Donnarumma. Il Bologna accorcia le distanze con, non era Orsolini, non era Poli, accorcia le distanze con non so chi, beh, non ho idea, non mi ricordo chi accorcia, vabbè, accorcia le distanze, no, sto cercando di ricordare ma non riesco, vabbè, accorcia le distanze, Cistana, difensore centrale se non sbaglio, del Brescia, riporta avanti, cioè allunga di nuovo le distanze e li porta sul 3-1, quando appunto non mi ricordo se nel secondo tempo, sì, nel secondo tempo, De Sena, già ammonito in precedenza, fa una minchiata, entra in aria, il difensore appunto del Bologna cerca il contatto, non lo tocca però, e De Sena si butta a terra. Rocchi, posizionato perfettamente, vede appunto la simulazione e butta fuori, cioè ammonisce e quindi butta fuori e espelle De Sena, che appunto appena cade a terra già si ricorda che di essere stato ammonito e dice: no, 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 non sono stato toccato, sono caduto così, sono svenuto. Però niente, simulazione, simulazione, l'arbitro non si deve prendere in giro, quindi ci sta, ammonizione perfetta. E appunto naturalmente il Brescia cerca di difendersi, cerca appunto di difendere il vantaggio. Appunto fa uscire Corini, mi sembra Corini fa uscire Alfredo Donnarumma, si passano al 4-5-1 con Aiè unica punta, però questo non basta perché Palacio, poi Orsolini e Denswil, autogol di uno del Brescia, del difensore, non si sa, o Poli, non ho ancora ben capito, non l'ha capito secondo me neanche la Lega Serie A, permette appunto al Bologna di rimontare veramente e portarsi a casa questi 3 punti. Bologna veramente in palla in queste giornate. Non so quanti punti sia, 6 li ha fatti sicuro. Non so, non mi ricordo, boh, non ne ho idea. Vabbè, 6 punti ce li assicuri, se non di più. Quindi, buona partenza per il Bologna. Brescia, sfortunato.
se sono uccisi da solo, se sono suicidati, perché De Sena, sei stupido figlio mio. La Lazio che dopo un inizio buono, dopo un ottimo inizio, compie un passo falso, quindi si arriva, cioè, si ferma a 4 punti. E comunque è una spalla forte, veramente, che sa reagire. E un Brescia che appunto si prende 3 punti a Cagliari, perde contro il Milan e perde rimonta contro al Bologna. Comunque, per questo video ho finito. Like, commento, iscrizione. Oggi stasera non posso vedere, non vi posso portare Verona Milan perché appunto c'è la festa nel mio paese, quindi sono in giro. Comunque, like, speriamo bene. Like, commento, iscrizione. Attivate la campanella per non perdere nessun nostro video. E passate alla nostra pagina Instagram Molino Sport. E ora vi andate a vedere il video di Parma Cagliari di Marco. Ciao, buon prossimo video.